l'incoerenza della politica. Si potrebbero fare discussioni infinite sull'incoerenza della politica. Ci limitiamo a fare solo delle riflessioni a livello locale. Ci stanno criticando e stanno criticando anche tutti i cittadini che in questo momento si oppongono alla costruzione di un supermercato a Villa Carcina, alla costruzione di una nuova scuola in un'area verde a Rivoltella, al raddoppio di quelle che sono le volumetrie essenziali per il nuovo piano cave. Tutti però dicono che bisogna portare avanti la politica del consumo zero di territorio. Ci piacerebbe capire dove sta la coerenza rispetto a queste prese di posizione anche da parte di alcuni quotidiani locali. Noi sosteniamo tutte queste lotte. Siamo convinti che ci voglia maggiore coerenza per ridare credibilità alla politica e soprattutto non fare come fanno a livelli diversi il governatore della Lombardia Fontana, che fino a settimana scorsa diceva che era inevitabile la zona rossa e oggi si lamenta perché la zona rossa è stata fatta e attacca il governo. Oppure quelli di Fratelli d'Italia, che solo adesso si accorgono che le delocalizzazioni sono un problema e vanno fuori dall'Iveco dicendo che la vera sinistra sono loro. Rimettiamo le cose a posto, cerchiamo di dare un minimo di coerenza a quello che facciamo. Noi ci proviamo, anche se difficilmente troviamo ascolto, soprattutto sui giornali.